Quella produzione ha pagato, sborsato, sì, un sacco di soldi ci è costata. Ah, a me, grazie, Christian. Sì, così domani fortunatamente riuscirò a mangiare ancora qualcosa, perché ultimamente è diventata dura. Svalutation. Sì, sì, poi di là è un casino. No, niente, io sono Gio Pugliesi. No, scusa, non sei Adriano Celentano, ci rovini tutto così. No, Adriano è un mio amico, ma lui non mi conosce mica tanto bene, perché sono io che conosco lui. Allora... Voi adesso non lo potete vedere, però comunque, ma è uguale. No, beh, io abbraccio tutte quante le persone che ci stanno ascoltando, sì. Anche Barbara, che lei Gio. È una che... Sì. E poi niente, adesso noi vi farò ascoltare qualche pezzo, io canterò dopo, quando voi avete tempo, sì. Canterò tre canzoni, perché io sono un imitatore di voci, no? Okay, sì. Allora quindi canterò tre canzoni, una di Adriano, che lui è forte, sì. Una di Vasco Rossi e una di Elvis Presley. Perché io imito anche Vasco e Elvis. E me la cavo, e ci provo. Eccezionale. E no, poi se Mina ci sente, mi telefona qui, Mina. Sì, viene. Dice, se Adriano non può venire, vengo io, sì. E io e lei facciamo un disco, lei mi dà... L'1% io già mi sei già a posto. Finisco di lavorare dalla fabbrica, no? Va bene, dai, però grande, Gio. È una carezza in un pugno. Grazie. Prego. No, scusa. No, perché è che sei a forte. Mezzanotte sai che io ti penserò. Dovunque tu sarai, sei mia. Signore e signori, lui non ha una sola voce propria, ma è un imitatore di voci. Signore e signori, questo testo me l'ha scritto direttamente lui. Signore e signori, sono veramente lieto e orgoglioso di annunciare qui in diretta, sì, il famosissimo Gio Pugliesi. Grazie. Che però parla come Celentano. No, sì, però, beh, adesso parlo con la mia voce. Che è uguale a quella di Celentano. Uguale a quella di Celentano. Ma che sta di Eu? Questo che è sordi? Pronto, che famiglia la terza. Questo è Bombo? La Madonna, insomma, non è possibile andare avanti così. Questo è Pozzetto? Scusate, no, la parola di prima però non bisogna farla più, capito? Niente, meglio che andiamo avanti con la... Angelo Reggio. Romantiche, via. No, perché... Cosa fai? No, io volevo, adesso a parte gli, sì, scherzi, volevo regalare ai nostri amici ascoltatori, teleradiospettatori... Sì. No, perché devo essere un po' ignorante per capire, per far capire la cosa, capito? Sì. No, c'è il manager dietro che... bellissima canzone del grande Elvis. Sì. Elvis, prego, maestro, eh? Va. Elvis. Sì. Ok, prego. No, un pezzo. Sì, sì, no, ci mancherebbe, prego. Wise men say. Vai, no, andava bene così, bellissima, bravo. Bravo davvero. Beh, io vi ringrazio. Bravo. Ci fai ancora qualcosa dopo? Sì, volevo cantarvi l'ultima. No, perché dopo. Ma sai, dietro il manager che gli dice dopo, stringi, attento, parla di più. No, ma lui è il mio manager. Il tuo manager, sì, Carlo. Sì. Siamo partiti 24 ore fa. Sì, ok. completamente andato. Ecco. No, perché è forte lui, eh. Sì. Dai, dai. Cioè, ma sai che stanotte mi continua a mantellare la testa uno che viene lì che di notte, mi morire, tira il piede, dire, mi dice no. Adesso sei forte, basta! No, ma fa morire le donne lui, lo sai. Fa morire le donne... Da ridere, no, infarto, come me, io da facciamo ridere. Cantare, ragazzi, altra battuta, no, basta. No, sì, va bene. Scusa, papà. Sembra di stare... No, al cinema, è vero. Adesso abbiamo un pezzo di Vasco Rossi. Ma chi è che l'ha portato sto comando? No. Fatecelo sentire, chiamate vai. Fiorello, qui non ne possiamo più, per favore. L'hai detto. No, ragazzi, voi volete far diventare pazzi. Dedicate a tutti gli ascoltatori, cioè, capito? Vai. Vasco. Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così. Ognuno col suo viaggio, ognuno diverso. Poi mi è caduta la cuffia. Ognuno nel mondo per i fatti suoi. Io ti ringrazio perché siamo arrivati alla fine di questa puntata. Grazie di... No, sono io che ringrazio voi e tutti gli ascoltatori, le persone che mi vogliono bene. Hai un sito internet? Veramente ce l'ha già il mio manager, io non so più cosa. Ha un sito internet, Carlo? Ce l'ho, tranquillamente. Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta a parlare uno alla volta? Non è complicato. Allora, ok, vai.
Vuoi dire qualcosa? Volevo dire che sei siete forti. Forte. No, vi ringrazio, forte. Siete forti. Sei l'ultima forte. Cosa che volevo dire, volevo salutare Barbara, perché sai, Barbara è Barbara. Okay. Barbara è Barbara.